Ciao ragazzi, buonasera. Martedì 18 giugno con Cinepatia. Questa sera trattiamo, insomma, un personaggio che ha fatto la storia del cabaret innanzitutto e poi del cinema in maniera, insomma, purtroppo come una scheggia davvero, perché ci ha lasciato a soli 33 anni. Parleremo di John Belushi, come al solito, assieme ad Alessandro Ponziani. Grazie per essere con noi, Alessandro, buonasera. Ciao, grazie a te, Teo, grazie a tutti, a quelli che ci seguono. Insomma, John Belushi, io ho messo un titolo relativo a quella che è un'eccezione che in questo caso non la conferma la regola, e il riferimento che ho messo è relativo al fatto che è un'eccezione veramente relativa a quello che era il suo approccio dal punto di vista umano, innanzitutto, e da quello che era qualcosa di insomma, estremamente eccezionale nel suo voler rappresentare delle figure molto vicine a quelle degli uomini, dell'uomo comune. Insomma, era stata una sua osservazione quella di voler definire che sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista dell'approccio alla vita, John Belushi effettivamente ha interpretato delle parti e si è presentato come un uomo che era un po' l'antidivo, e in questo senso ha sicuramente segnato purtroppo troppo, troppo poco sia il cabaret che il cinema, in particolare quest'ultimo, avendo girato praticamente soltanto 8 pellicole prima di lasciarci per un overdose, per uno speedball, insomma un overdose di cocaina ed eroina che se lo portò via il 5 marzo del 1982. John Belushi, attore di origine, nato insomma a Chicago, ma attore di origine albanese, un attore che fin da piccolo ha mostrato, con la sua fisicità e con la sua predilezione per la commedia, insomma, le sue caratteristiche che lo porteranno soprattutto ad essere uno dei protagonisti fondamentali di quello che è il Saturday Night Live, questo grande caleidoscopio di cabarettisti e di futuri attori che ancora oggi va in onda al sabato sera, ed è uno dei programmi praticamente comici più importanti degli Stati Uniti, che ha lanciato veramente un sacco di facce. Dopo vi faremo vedere un pochettino una scaletta. Come al solito chiedo ad Alessandro di farci insomma, di darci qualche sua prima parola relativa a questa scheggia impazzita, questo antidivo, ecco, mettiamola così. Ma sì, innanzitutto è giusto, è doveroso dire che lui ha iniziato al Saturday Night Live, che è stato una fucina, è stato un laboratorio nel quale appunto hanno cominciato a muovere i primi passi attori come lui, Bill Murray, Gilda Radner, che era la moglie di Gene Wilder e poi purtroppo anche lei è morta presto. O piuttosto che insomma, lo stesso Dan Aykroyd. Quindi diciamo, non si può paragonare veramente a nessun altro programma contenitore comico, perché il Saturday Night Live faceva politica, secondo me, non faceva soltanto comicità. Tanto più che lui iniziò, come spesso vediamo che succede, faceva imitazioni. Facendo a scuola John Belushi delle imitazioni che facevano ridere, evidentemente, e fu notato da un professore che lo spinse verso la recitazione. È un percorso che abbiamo visto noi facendo questo programma con te, molto tipico. Persone che volevano fare tutt'altro nella vita, ma sono state notate per la loro eccezionalità recitativa. O comunque all'inizio per delle doti camaleontiche, perché ripeto, lui queste imitazioni le faceva già prima del Saturday Night Live a scuola e fu indirizzato a un corso di recitazione e meno male perché nella sua breve vita
purtroppo è morta a 33 anni, come hai detto tu. Abbiamo avuto il piacere, l'onore di ammirare un talento esplosivo perché, come giustamente sottolineavi, lui interpretava un uomo prepotentemente vicino all'uomo medio, ma che voleva ribellarsi a una vita grigia. Questo era forse il vero carattere ribelle di John Belushi, soprattutto in un film di cui parlavamo nel pre-diretta, che lui ha fatto verso la fine della sua carriera, purtroppo, che è I vicini di casa. Viene fuori molto questa caratteristica dell'uomo medio che si ribella, perché la storia, magari molti di voi se la ricorderanno, vicino a lui, alla moglie e alla figlia, vengono ad abitare una coppia che definire, insomma, sui generis è poco, Eccentrica interpretata dal sia poco. eccentrica è poco, che è interpretata dal suo grande amico Dan Aykroyd e da Katie Moriarty, che poi era stata anche in Toro Scatenato di Martin Scorsese, no? Faceva la moglie di Jack LaMotta. Ma quindi è una bravissima attrice anche lei. Viene quest'uomo, questo spilungone alto 2 metri, con i capelli platinati, interpretato da Dan Aykroyd, che, insomma, si presenta subito in un certo modo, voglio dire, è fuori da ogni canone, e spinge quest'uomo che vede grasso, dimesso, un po', insomma, succube della moglie, subito, fin dall'inizio, a ribellarsi. Tra l'altro, secondo me, un altro motivo di ribellione è pure la moglie di Dan Aykroyd, perché è stupenda, cioè è bellissima, seducente, seduce fin dall'inizio il personaggio interpretato da Belushi, e lo spinge a trasgredire poi Sì. alla fine. A un certo punto, poi, in un dialogo, addirittura parla con lui e dice: ma è vero che tua figlia si droga? E lui dice: non ha mai preso droga in vita sua, però ha rubato un anello a scuola, ha fatto sta cazzata, praticamente, gli dice mia figlia, e io non so il perché. E lei risponde una cosa tipo: secondo me l'ha fatto perché vuole evadere. Cioè, questo è il discorso un po' del film, Sì. ma un po' forse la metafora, come hai detto tu, della carriera di Belushi. Non può essere solo quello che noi vediamo lui, cioè un tipo bassino, grassottello. È molto di più. È portatore di, no, una comicità esplosiva, io credo. Lui veniva da una famiglia il cui padre, peraltro, è un tipico uomo che si è fatto da solo, da immigrato, che aprì poi due ristoranti in un sobborgo di Chicago quando si spostarono all'età, insomma, per John Belushi di 6 anni. E in realtà, effettivamente, le sue passioni furono immediatamente quella del football, la batteria, che tra l'altro si riporterà per tutta la sua vita, in generale poi anche la musica, come vedremo ovviamente anche in relazione a uno dei film, ma anche almeno a 3 anni della loro carriera, anche con Dan Aykroyd, insomma, e il teatro, tanto è vero che, insomma, fin dai 12 anni, sostanzialmente, in particolare queste ultime due passioni, anche il teatro, si svilupparono in maniera estremamente naturale. Ovviamente non è, il risultato della sua passione era contrario a quello che il padre voleva per lui, ma lui fu praticamente notato in maniera immediata dal suo professore di recitazione a scuola all'età di 12 anni, tale Dan Payne, che lo spinse insieme al preside a intraprendere effettivamente questa carriera, che pareva essere praticamente per lui naturale, insomma, ce l'aveva nelle mani, ce l'aveva nel cuore, incominciando con un teatro estivo di Chicago, lo Shawnee Summer Theater, che fu il primo, diciamo, evento a cui partecipò, ma sostanzialmente fu accolto immediatamente come un personaggio principale. Poi da lì avvenne la creazione, nel 1967, della prima vera compagnia, che è quella dei West Compass Players a Chicago, e che lo portò a venire poi in seguito, adesso vedremo, notato da quelli che saranno gli ambienti che lo porteranno a fare
il suo primo film, anche se inizierà in realtà a fare cinematografia molto tardi, e imparare però l'arte, o meglio perfezionare, perché ce l'aveva già l'arte della commedia, ma della satira, della parodia. Tu hai detto giustamente, faceva politica soprattutto negli anni, io direi dal 75 alla metà degli anni 80, al Saturday Night Live, e le sue imitazioni erano qualcosa veramente di dirompente, soprattutto vennero sviluppate a partire da quegli anni in cui l'America incominciò a incontrare la guerra del Vietnam, e quindi anche la sua partecipazione, no? Lui venne addirittura come dire, manganellato e accolto a colpi di gas lacrimogeno a causa di manifestazioni contro la guerra, e fu lì che si sviluppò anche la sua partecipazione. Sicuramente un attore più di cabaret e più da improvvisazione rispetto a un attore da sceneggiatura compassata. Che ne dici, Alessandro? Perché poi si vide, no, anche nel rapporto con i registi, no? Assolutamente sì, ma infatti il vero traghetto alla notorietà fu quella di Joe Cocker, cioè lui faceva un'imitazione di Joe Cocker perfetta nelle movenze, nell'accento, nel modo in cui Joe Cocker si era mosso a Woodstock, quando aveva fatto quella famosissima esibizione che avevano visto così tante persone, no? E era talmente incredibile che il successo fu immediato, sembrava di vedere Joe Cocker, ma poi con una punta in più di irriverenza, di selvaggia, io direi irrequietezza, perché secondo me Belushi, che ci metteva in più degli altri all'inizio, era indisciplinato, era totalmente indisciplinato, secondo me non seguiva nessuna regola, riusciva a fare un'imitazione come questa in maniera splendida, ma nello stesso tempo un po' la tradiva, perché faceva un po' quello che gli pareva, anche faceva entrambe le cose. Quindi vedi qui addirittura proprio lui, guarda la mano è incredibile, perché faceva veramente così Joe Cocker. Io poi ogni tanto l'ho visto in video, questa mano faceva così, e il successo fu immediato, e lo traghettò poi agli anni 70, come hai detto tu, a al 17 gennaio del 76, quando con The Nightrod cantano Killer Bees vestiti da abi, e poi dopo partecipa a una puntata condotta da Steve Martin, altro grande comico che è nato, attore che è nato al Saturday Night Live, e in questa puntata di Steve Martin cantano per la prima volta come band i Blues Brothers proprio, cantano È il Bartender, e quindi lì c'è stata, come hai detto tu, tutta questa evoluzione. Venne creato quel duo che portò poi, insomma, per anni anche a lavorare, questo duo che, insomma, questa fantomatica immagine di uomini vestiti tutti di nero, con gli occhiali neri, eccetera, che tra l'altro è il risultato di un essere andati ad assistere lui e la moglie. Tra l'altro lui fu fidanzato e poi sposò la stessa donna, fu fidanzato a partire dai 15 anni con la stessa donna, che poi tragicamente divenne anche la sua vedova, e andarono a vedere questo concerto di blues, e a partire dall'inizio degli anni 70 sostanzialmente lui divenne un fanatico fan di questo genere musicale, ma con, ancora una volta, grazie a quel punto anche alla vena satirica di Dan Aykroyd, che lo aiutava molto a scrivere i testi, che ne faceva veramente, cioè, una coppia incredibile con la loro improvvisazione, a dare qualcosa in più unendo la musica. Misero insieme tra l'altro una band eccezionale, cioè una band che musicalmente faceva veramente paura. E insomma, lui passò praticamente dal West Compass Players, che è la sua prima piccolo gruppo
artistico di teatro e di recitazione che vinse peraltro il premio Associate of Arts per la creatività e la fantasia all'interno del teatro comico e satirico, diventando sostanzialmente la compagnia più famosa di Chicago già semplicemente all'inizio del 1970, poi da lì praticamente fu un rush in su, arrivando a lavorare nella compagnia The Second City, e fu praticamente, trasformò quella che era una compagnia che lavorava addirittura anche sul teatro dell'assurdo piuttosto che sulle commedie romantiche in una vera e propria commedia con il suo personaggio centrale, e poi fu definitivamente notato in particolare da i direttori di una rivista, o meglio da Tony Hendrack nel 1972, che era il direttore di una rivista satirica, comica, che era il National Lampoon di New York, che fu poi anche quella che prima creò una parodia del Festival di Woodstock in cui lui fece la sua apparizione da mattatore, il National Lampoon's Lemmings si chiamava questa opera. Lemmings, sì, 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 sì. E poi certo. Il National Lampoon fu anche l'occasione, diciamo, di creare il lavoro che diventerà probabilmente il film per cui è più noto, se non Blues Brothers, che è ovviamente Animal House, insomma, quello che rimane con l'incontro con il regista John Landis, che è un altro, insomma, dei registi che ha fatto la storia della commedia negli Stati Uniti. Però lui lavorò anche dal 73 al 75, prima di arrivare al Saturday Night Live, addirittura, per dare un'idea secondo me importante della sua qualità, lui lavorò anche in radio, cioè lavorò alla Radio Hour della National Lampoon, andava in onda in più di 600 stazioni negli Stati Uniti, quindi era una persona che era in grado sostanzialmente di, anche solamente con la sua vocalità, di fare una differenza. Bravo. La voce è esatto. Vero, anche l'intonazione, assolutamente. Sì, è vero, aveva una vera formazione, non era improvvisato, cioè sembrava improvvisato perché era indisciplinato in scena, ma esatto. Dietro c'era molta preparazione, esatto. È una cosa diversa, però insomma, cioè, io molte cose non le sapevo e quindi... Difficile per la cinematografia americana fornire al pubblico un film... Nel 1980 The Blues Brothers, che è quello con cui probabilmente, insomma, ha fatto coppia con Dan Aykroyd, ed è quello che gli ha dato la celebrità più ampia, perché Animal House oramai lo conoscono tutti, però ovviamente Blues Brothers, essendo anche una commedia comica con la partecipazione di tanti personaggi storici della musica, probabilmente ha un rilievo più importante. Però lanciare questi due personaggi, che dice Alessandro, senza vederli in faccia, cioè senza poterli vedere in faccia, era pericoloso, veniva considerato pericoloso per il cinema. Sì, io insomma penso che sì, c'è un conto è un film che molti hanno visto, un conto è un film che è entrato nel mito, sì. Perché insomma The Blues Brothers è entrato nel mito, tanto sì. Più che ha inciso sulla comicità di tutto il mondo. Tu pensa che, per esempio, per fare un esempio, secondo me, credo che ci stia, Lillo e Greg da noi si ispirano moltissimo ai Blues Brothers, anzi sono a volte spesso i Blues Brothers, l'hanno sempre detto. Ma questo per farti, per parlare anche con chi ci segue del fatto che ha inciso profondamente la comicità che loro poi hanno portato nel film dei Blues Brothers, che Dan Aykroyd aveva presentato così a lui, a Joe Belushi, gli aveva detto: sono due avanzi di galera i protagonisti che vogliono celebrare Chicago e la sua musica. Questo era il promo, che il modo in cui Dan Aykroyd aveva venduto il film a John Belushi per farlo accettare, per fargli accettare la parte. In realtà è così, perché nel film compaiono i più grandi artisti musicali che di quel momento, ma del mondo, anche da adesso, perché c'erano Aretha Franklin, Cab Calloway, Ray Charles, James Brown, che addirittura canterà al funerale purtroppo di Belushi, quindi pensa quanto era amico di Belushi, quindi appunto questo era
film che doveva unire, come hai detto tu, le due passioni di questi due signori, la recitazione, il cinema e la musica, sì, che per loro era fondamentale come per il regista, perché Landis è un regista molto musicale. Alcuni hanno detto che è musicale pure per il modo in cui mette in scena proprio le per esempio addirittura i momenti d'azione di un film, sì. C'è sempre una canzone azzeccata. Qui addirittura ci sono dei pezzi entrati nel mito, come quello di Aretha Franklin che canta nel suo ristorante perché sta litigando col marito, no? Perché sì, insomma, è gelosa e tutto quanto, quindi è veramente, sì, era importante che questi due volti si affermassero a livello iconografico, che fossero riconosciuti in un film, che ne sancisse il mito, che sì, dicesse a tutti, facesse capire a tutti, questi sono personaggi che diventeranno leggendari, come infatti è stato, poi credo, no? Sì, anche perché in realtà loro, dopo aver fatto conoscenza con Dan Aykroyd a Toronto all'inizio degli anni 70, la loro diventò immediatamente una grande amicizia, oltre che una sinergia comica, tanto è vero che quella canzone, purtroppo, che tu hai citato prima, relativa alle api, per scherzare, circa un anno prima della morte, John Belushi chiese a Dan Aykroyd: ma al mio funerale tu canterai per me questa canzone? E Dan Aykroyd la prese, purtroppo, da quello che ricorda lui, la prese in realtà come uno scherzo, ma non troppo, perché considerate che fin dal 1973, quindi poco prima sostanzialmente dell'inizio delle grandi spopolate al Saturday Night Live, lui diventò dipendente dalla cocaina e peraltro dalla cocaina iniettata, quindi gli dava quella dimensione e gli faceva dimenticare di essere una persona da riconoscere anche all'esterno. Pensate che lui andava a insegnare ai suoi amici comici come non essere riconosciuto per strada, aveva una necessità di staccare evidentemente il suo lavoro dalla fisicità e dalla sua vita esterna, che era purtroppo tragica, e divenne tragica, e Dan Aykroyd, effettivamente, presentatosi poi sulla sua moto, canterà questa canzone al funerale di John Belushi, e probabilmente lui disse: io non l'ho presa esattamente, purtroppo, totalmente come uno scherzo, perché vedevo John deperire in maniera clamorosa, e ci hanno tentato veramente tutti di tirarlo fuori. Certamente sia da solo che con Dan Aykroyd il lavoro di imitatore e il lavoro satirico di John Belushi è stato enorme, perché, per esempio, le imitazioni di Henry Kissinger, segretario di Stato americano, in un periodo anche molto delicato, insomma, della storia americana, veramente azzeccate e, come dire, appoggiate da Dan Aykroyd, ma tra l'altro John Belushi è un altro, come Totò, con grande umiltà, come Totò con Peppino, disse sempre: Dan non è la mia spalla, io e lui siamo praticamente due cervelli in un corpo solo, e questo era, insomma, certo, un riconoscimento importante. Poi ci furono altre imitazioni, quella famosa di Beethoven, lui imitava per esempio anche Göring, gerarca nazista, personaggio che, tra l'altro, Göring sul suo aereo fu personaggio che fu il preludio alla creazione di quel aviatore matto di 1941, Allarme a Hollywood, uno dei film meno conosciuti. Adesso ti chiamerò a dirci qualcosa relativo a questo, prima di arrivare, insomma, a quello che è stato uno dei suoi più importanti exploit al Saturday Night Live. 1941, dicevamo prima, appunto, Allarme a Hollywood, film incredibilmente non compreso, che non si è voluto comprendere in realtà, del 79, o no, di Steven Spielberg, Alessandro? Sì, assolutamente sì. Poi io ho visto anche, tu dicevi giustamente prima, delle imitazioni che faceva, lui prendeva in giro pure il cinema europeo, perché per esempio aveva fatto un'imitazione del samurai dalla di Akira Kurosawa,
che era una cosa con Bill Murray a tavola, ecco perché era amico pure di Bill Murray, cioè Bill Murray, no, una roba veramente, ragazzi, con Bill Murray che sta mangiando, arriva lui vestito da samurai e crea il casino, oppure quella del padrino, ecco, no, qui è una cosa, ragazzi, qui è degno di nota, eh. Samurai Night Fever arriverà anche a discuterne con John Travolta stesso, perché era una parodia parzialmente anche legata a Saturday Night Fever, ma poi fece un sacco di personaggi legati al... cioè, talmente Samurai tanto... Night Fever! Samurai cioè, Night Fever è qualcosa... Action figure, ragazzi, guardate qua. Ne fecero delle action figure da vendere, da collezione di John Belushi. Una roba veramente... No, 1941... dove lui fa questo tenente, appunto, Kelso, è una cosa veramente iconoclasta, distruttiva. Capisco anche che non sia piaciuto, posso capire, perché è un film che prende veramente, secondo me non prende neanche in giro, è proprio furente, va proprio dritto per la sua strada, distrugge tutto e tutti, come lui quando arriva, a un certo punto arriva, parcheggia il suo aeroplano, parcheggia e dice alla vecchia che sta lì, parcheggialo, lei lo guarda e fa dove? Cioè gli dice il libro originale, no, sta vecchia, una roba che penso ti pieghi in due. Lui entra e dice che ha combattuto con i giapponesi, poi l'ha persi a un certo punto, quelli che stanno dentro, gli avventori, gli dicono una cosa che a lui non gli sta bene, spara la radio. Questo per farti capire che personaggio lui fa in questo film. Fa di nuovo quello che fa, come gli pare, arriva col sigaro in bocca, parcheggia l'aeroplano, questa gli dice dove, poi quando esce dopo aver sparato alla radio, siccome l'aeroplano se ne va da solo, lui spara, prende tutto fuoco, esplode tutto quello che sta dietro alle sue spalle, quindi proprio, ragazzi, siamo al culmine del macello. Tutto il film è così, però, come tu mi insegni, è stato rifiutato perché succede di tutto. Succede che Robert Stack, che fa un generale integerimo, pianga guardando Dumbo. Sì, sì. Una scena, penso. È una scena veramente. Quella, ragazzi. No, penso. Che gli americani, ragazzi, che però che avevano ancora la ferita della guerra del Vietnam lì, nel costato, evidentemente hanno fatto molta, molta fatica ad accogliere. No. Io quella scena penso che, non so, ho rischiato di sentirmi male. Anche come mi ha ricordato la scena di Slim Pickens che cavalca il razzo in Il Dottor Stranamore. Cioè, sono questi film che distruggono una certa immagine d'America, come tu dicevi. C'è questa scena con Robert Stack che sta dentro praticamente il cinema e piange davanti a Dumbo, ma nello stesso tempo il film, la scena è comica ma pure dura. È comica e pure dura, perché comunque a un certo punto Spielberg voleva attaccare quell'immagine d'America, era proprio un impegno che lui si era prefisso, l'ha pure detto in certe interviste, ha detto guardate, io questo film l'ho fatto perché volevo che fosse iconoclasta, che fosse duro, fosse un attacco duro, tutto il film è così. A un certo punto c'è un attore che adesso è pure morto, Treat Williams, tu te lo ricorderai, no? Che ha fatto pure Hair, che dice a dei ragazzi che fanno i lavativi, vogliono andare con i ragazzi che stanno a lavorare dentro un ristorante, ma c'è una guerra? Ma non vi rendete conto che c'è una guerra e voi state qui e non fate un cazzo? Gli dice, cioè rendetevi conto che fuori c'è una guerra, ma andate a combattere, no? Perché il film è pure, non è un elogio, ma descrive con una certa, secondo me, condiscendenza questa gioventù che voleva comunque vivere nonostante ci fosse la guerra, voleva comunque divertirsi, questi qui volevano andare con le donne anche se c'erano le bombe sotto casa. Il film secondo me parla di quello. Questo forse è uno dei punti più importanti, perché poi vabbè il film è anche ripieno di altre star, c'è Christopher Lee, c'è Toshiro Mifune. È un film che è stato infarcito comunque, però forse quel punto lì lo rende, visto che tu hai fatto il collegamento con Stanley Kubrick, anche prima mi dicevi, insomma, forse però non viene perdonato così facilmente proprio per questo tipo di approccio leggermente diverso. Certo. Canzonatorio. Esatto.
Esatto, canzonatorio è il termine Assolutamente. perfetto. Sì, perché non vuole giudicare quei ragazzi che assistono a queste cose. Infatti, quando vedono il personaggio di Belushi, rimangono allibiti perché obiettivamente è un pazzo mitomane, voglio dire, uno che ti dice che lui ha abbattuto tutto quello che poteva nei cieli d'America, poi viene fatta esplodere la casa di una famiglia, altro attacco, quello. A un certo punto c'è proprio bombardano proprio una casa con una famiglia tipo americana, non so più di così. Voglio dire. Rimasero ovviamente delusi dai risultati del film, però il film ha un valore effettivamente importante, cioè un film degno di essere visto, di essere valutato anche per i suoi valori, metastorici, ecco, al di là di quello che è il film di per sé. Assolutamente. È anarchico. Nella Molto metà anarchico. negli anni 70, lui incontrò sostanzialmente una quantità e lavorò con una quantità di comici che poi diventeranno celebri. Ragazzi, adesso io vi faccio una carrellata. Fra gli altri, vale la pena ovviamente anche di citare il fratello di 6 anni più piccolo di John Belushi, James Belushi, che insomma è un altro viso celebre che ammirava molto il fratello e che lavorerà anche lui al Saturday Night Live. Vabbè, Danny Croyd abbiamo già fatto vedere. Poi abbiamo, insomma, ha lanciato veramente personaggi di caratura incredibile, come Bill Murray e lo quasi sconosciuto fratello, Brian Doyle Murray, che è un cabarettista, comico non molto conosciuto, insomma, il fratello. Poi abbiamo anche qualcuno che purtroppo prese il posto di John Belushi, in alcuni film dopo la sua morte, che è un altro comico eccezionale americano, che è Chevy Chase. Insomma, il Saturday Night Live, poi ragazzi, Paul Schaefer che fece parte della band dei Blues Brothers, tra le altre, ragazzi, ve li faccio vedere insomma a caso perché questi probabilmente non hanno neanche bisogno di presentazione, insomma, Will Ferrell, Billy Crystal, andando anche ai tempi più moderni, Adam Sandler, insomma, ce ne sono veramente tantissimi che sono usciti, dal Saturday Night Live o che hanno lavorato, Laurie Metcalf, visto che ovviamente ci sono anche tante Verissimo. donne che hanno lavorato lì, Chris Rock, Eddie Murphy, ragazzi, ce ne sono veramente tantissimi. E tra l'altro concludo questa carrellata facendovi vedere, vabbè, al di là di Mike Myers, altro insomma, personaggio che mi fa ridere solamente a vederlo, Robert Downey Jr., tra l'altro, anche lui dal Saturday Night Live, e un personaggio che fece compagnia a John Belushi, così introduciamo finalmente due parole su quello che è stato il film per cui probabilmente è più famoso, al di là dei Blues Brothers, Tommy Hulce, che ricorderemo, sicuramente Per tutta la vita. nell'interpretazione di Amadeus, di Milos Forman, e però arriviamo insomma a parlare, di un film che nel 1978 finalmente, chiamò in maniera prepotente John Belushi alla cinematografia. Lui aveva fatto una piccola, parte in un film satirico prodotto da uno dei Monty Python, da uno dei direttori, diciamo, delle teste principali dei Monty Python, Eric Idle, che aveva prodotto un piccolo film di biografia satirica sui Beatles, che era All You Need Is Cash, The Ruthless, in cui fece una parte John Belushi, ma poi nel 1978 arrivò questo film qua, insomma, Animal House, probabilmente è il film che lo ha lanciato anche per delle frasi estremamente celebri, no? Animal Ma poi, House, capolavoro. allora, come hai detto tu, National Lampoon Animal House, titolo originale, perché veniva da quell'onda lì, da quella irriverenza lì. Bluto Blutarsky,
ragazzi, è un personaggio anche qui che si è talmente imposto. A parte che io voglio dire soltanto una cosa: è sempre incredibile pensare che in questo film si è creato un party, un tipo di party, il toga party. Tu dirai, sembra una cosa banale, secondo me è incredibile, perché a tutt'oggi, nelle confraternite e non solo, il toga party viene fatto pure e soprattutto per ricordare questo film che è amatissimo anche dai giovani del college di adesso. Sì. Ma perché è amato? Perché tutti vorrebbero essere, secondo me, o Gluto o comunque uno dei Delta, vorrebbero essere uno di questi studenti che si ribellano. Lui, ci so, le scene non si contano, leggendarie, da quella in cui dice hanno rubato il bar e gli viene lanciata la bottiglia e si scola la bottiglia davanti a tutti perché ha rubato il bar, da quella in cui a pranzo, a mensa, si mette in bocca un uovo, poi si sbatte le guance e lo sputa addosso a chi gli sta davanti. E chi gli sta davanti è tutta una serie di gioventù che è l'opposto di lui. Lui Esatto. è grasso, basso, sboccato, violento se ci si mette. Questi davanti sono tutti fighettini carini, biondi con la divisa, che quando lui sputa l'uovo in faccia lo rincorrono per tutta la mensa. Poi, insomma, è incredibile quante scene siano veramente entrate lì. La difesa che la confraternita fa in tribunale, Sì. dove c'è un altro attore che poi dopo ha lavorato di meno, Tim Matheson, che a un certo punto dice: se noi siamo così, la colpa è anche vostra, Striggi. Esatto. Cioè, se avete prodotto fenomeni, come dite voi, come noi, rifiuti umani, come li chiamano il preside e tutti quanti come noi, la colpa è anche vostra. Il preside nero, e a un certo punto dice a Belushi con una certa contentezza quando lo convoca dentro il suo ufficio: sarà mio piacere assoluto sbatterti fuori da sta università finalmente, perché fai schifo. Quindi la cosa incredibile è che poi quella scena della chitarra, Sì, ragazzi, quella penso che sì, sì. vabbè, c'è questo che suona una canzone che in effetti è un po' lagnosetta, due palle così, lui prende con un'espressione assolutamente senza, sembra, senza emozioni, prende solo sta chitarra e la spatta addosso al muro e la fa in mille pezzi. Bellissimo. Però Animal House non è mai innocuo, come hai detto tu. Anche in questi gesti che Bluto fa di rompere la chitarra, di ingoiare l'uovo, c'è sempre un che di ribellione. È politico il gesto, cioè è inutile, come l'apocalisse finale, quella quando loro fanno quel casino alla parata, cioè anche lì, no, voglio dire, succede di tutto in quella scena. Oramai è come quella del mucchio selvaggio, del massacro del mucchio Sì. selvaggio. Ma è stata È vista una, talmente. questa che è stata vista una citazione di Charles Manson in quella frase, ci avete fatto voi così, eh? Sono stati Certo. anche accusati di avere quella frase di Charles Manson che lui disse: i bambini con i coltelli li avete fatti voi, li avete messo i coltelli in mano e verranno da voi. Ovviamente Certo. traslitterato, però c'è qualcosa del genere. Traslitterata. Però. Assolutamente è vero, sì, perché l'humus è quello, il messaggio è quello. Cioè, voglio dire, questa irriverenza di intervenire ad una parata ufficiale, noiosa, dove tutti si devono mostrare perfetti perché l'America è perfetta, viene interrotta da sti pazzi. E soprattutto c'è, cioè, quando la scena che penso che citano pure i muri, di quando lui incita Let's go tutti i suoi Certo. fratelli, confratelli alla rivolta, gli dice: ma dove sono finiti i fratelli che conoscevo prima? Le palle dove le avete messe? E dopo un po' Tim Matheson si alza e gli dice: secondo me è uno psicopatico, gli dice in inglese, però c'ha ragione. Eh sì, E esatto. dopo un po' fanno quello che sappiamo tutti, cioè prendono, e poi la scena del cavallo, vabbè, La scena del di cavallo tutti. è No, veramente qualcosa di eccezionale. Tra l'altro un cast sostanzialmente quasi tutto di persone
cioè lui era probabilmente quello con l'esperienza maggiore, insieme vabbè a quello che vi faccio vedere adesso, che fa il professore di lingua e letteratura, insomma, che è Donald Sutherland. Qua vi ho preso anche una foto ancora più da psicopatico di quanto già non sembri. E poi c'è Kevin Bacon, però anche Kevin Bacon. Era abbastanza giovane, perché insomma stiamo parlando del 1978. Quindi anche la citazione finale, che secondo me è estrema, dell'andare a confrontare le future carriere, no, dei membri delle due confraternite, è decisamente importante. È chiaro che con 1941 Allarme a Hollywood, Steven Spielberg ha voluto mettere il dito su qualcosa che era veramente pericoloso, perché altrimenti non si spiega il fatto che comunque Animal House, come hai detto tu, non è per niente un film innocuo, ma proprio per niente dal punto di vista della critica sociale. Assolutamente no, ma soprattutto dopo negli anni ha acquistato di calti riverente, perché dopo addirittura gli studenti l'hanno preso a modello per la rivolta. Tu hai detto una cosa secondo me molto bella, il fatto di confrontare le due carriere, cioè una carriera già scritta, faccio il college e trovo lavoro. Sì. E una carriera non scritta, che è quella, faccio il college ma poi faccio il cazzo che mi pare dopo. Forse non lavorerò neanche, non lo so quello che farò, non lo so, ecco, non so. Non... mi fa orrore sapere già cosa dovrò fare. Questo, secondo me, è il punto poi di quello che si vede nel finale, ma in tutto Animal House, sì. Penso. So. Assolutamente. Lui ha fatto veramente... A me veramente mi viene un pochettino di tristezza, perché... come ci dicevamo anche prima nel backstage, insomma, quando ci siamo scambiati qualche messaggio, lui in 33 anni di vita in realtà veramente ha fatto una vita caleidoscopica, perché considerate il fatto che, per esempio, quello che noi conosciamo dei Blues Brothers in realtà si è poi allargato nell'arco di 4 anni, a concerti su concerti, a 4 dischi, a partecipazione negli anfiteatri per celebrare le partite di football in televisione. Ha fatto veramente una marea di roba. I film sono pochi, sono 8, non molti degni di nota. Ha fatto anche un film che si chiama Verso il Sud, tra l'altro con la regia e la sceneggiatura di Jack Nicholson, in cui fa la parte di un vice sceriffo non particolarmente degno di nota, insieme a Christopher Lloyd. Però effettivamente la sua vita è stata veramente veloce, ma incredibilmente ricca, sia in termini di collaborazioni che in termini di cose fisicamente che ha fatto. Purtroppo il cinema lo ha chiamato, fra virgolette, troppo tardi, paradossalmente proprio quando lui incominciava ad avere a scemare un pochettino la sua stella, e il suo rapporto con la cocaina purtroppo in particolare si stava aggravando in maniera evidente. Però prima abbiamo citato all'inizio I vicini di casa, che è un film, ragazzi, da sbellicarsi dalle risate, in cui viene ribaltato praticamente il luogo comune di John Belushi come combina guai di Animal House, perché qui abbiamo veramente un impiegato, come giustamente raccontavi tu, che viene richiamato a ribellarsi alla propria vita da un Dan Aykroyd pazzoide, psicopatico, insieme alla moglie provocatrice, eccetera. Ma lui ha interpretato, fra le altre, un bellissimo film di cui vorrei che tu mi dicessi qualcosa, perché intanto è il film che viene considerato dalla moglie, dal fratello e da Dan Aykroyd come il film in cui John Belushi è stato più se stesso. È l'unico film in cui praticamente lui va a raccontare una storia d'amore che ha molto del poetico e del metamessaggio, insomma,
di queste aquile che si seguono, si prendono con gli artigli, non riescono a lasciarsi, apparentemente provenendo da mondi estremamente diversi. Sto parlando di Chiamami Aquila, un film unico nella storia di John Belushi, ma anche molto particolare nella storia del cinema, o no, Alessandro? E assolutamente, questo film io l'ho visto, sono molto legato a questo film perché l'ho visto con mio padre quando ero piccolo e praticamente l'ho conosciuto così, io, Belushi, perché essendo molto piccolo non so se avevo già visto Blues Brothers, okay. Però sono sicuro che questo film l'ho visto in una fase della mia vita in cui l'ho apprezzato come sorpresa, come hai detto tu, perché in questo film lui fa il giornalista molto cinico, no? Di città. Uno che fuma, beve, ma fuma tanto pure, tanto più che c'è una scena nel film che veramente ti sbellichi in due, perché è una delle tante, in cui lui dice questa donna delle aquile che lui deve intervistare, gli dice 2 settimane, poi te ne vai. Lui dice, guarda, gli dice lui, se dipendesse da me me ne andrei pure adesso. Allora, c'è una scena in cui lui praticamente sta salendo la montagna, e non ce la fa chiaramente perché c'ha sto zaino che sarà praticamente un motivo di risate continue, perché c'ha sto zaino dietro che lo spinge completamente sempre indietro, c'ha la guida che gli sta lì davanti e gli fa guarda che se tu non ti liberi di quello zaino su non ci salirai mai, figlio mio, cioè non mai riuscirai nella tua vita a salire su e incontrare sta fatidica donna, perché purtroppo c'hai sta zavorra dietro. Lui a un certo punto se la leva, io penso che in quella scena io stavo crepando, perché se la leva si mette su una roccia e gli dice tra un po' lasciami morire qua perché io non ce la faccio, dice è talmente stanco, appesantito pure come corporatura direi, con suo zaino che lo sta distruggendo sia sulle spalle che dietro, perché si è portato il mondo, pare chissà dove deve andare, perché poi lui c'ha paura che su non ci sia niente, in effetti c'è sicuramente meno di quello che lui avrebbe in città, perché poi questo è il punto del film di Chiamami Aquila, che lui no, vorrebbe stare in città. A un certo punto, se non mi sbaglio, c'è addirittura una, non mi vorrei sbagliare, scusatemi se mi sbaglio, c'è addirittura una scena in cui lui si mette i rumori della città mentre dorme, sì, perché se li vuole riportare, c'è una scena che ti piega in due, siccome è talmente nostalgico della città si mette i rumori così si ricorda che lui viene dalla città. Certo. Poi ci stanno delle scene quando sta in città che lui ha un confidente, come confidente ha un giornalaio, un edicolante, te lo ricordi? Sì. No, vabbè ragazzi, io penso che quelle scene con l'edicolante, che gli dice, oh guarda che quello che hai scritto è roba da denuncia, sta attento, sì. Uno finisce dentro per quello che hai scritto, gli dice questo qui. Ma comunque tutto il film è un buddy movie, perché questi due si innamorano, ma prima se ne dicono di tutti i colori, poi lei libera, selvaggia, che segue le aquile dovunque vadano, lui l'opposto, uno di città che non ce la fa, gli dice guarda aiutami te perché io senza sigarette, senza alcol, senza sesso qui ci creperò. Quindi tutto il film è assolutamente una metafora di due mondi, no? In contrapposizione, la città e la natura selvaggia. Questo è, secondo me, Chiamami Aquila. Però, come hai detto tu, è vero che è un film dove lui è se stesso, perché lui era così. Era comunque un uomo di città, eh? Eh sì, esattamente, esatto. Almeno questo è quello era che poi... Era un uomo che veniva prepotentemente dalla città, aveva pure il nervosismo della città e faceva vedere nelle sue esibizioni, era molto nervoso lui nelle esibizioni, molto nevrotico. Sì. Quindi Chiamami Aquila secondo me è questo anche. Che era purtroppo uno degli aspetti della personalità di Belushi che lo portarono fin dall'inizio degli anni 70 a cadere nella debolezza che lo porterà purtroppo alla morte, innanzitutto la cocaina,
dal 1973 sostanzialmente, dall'inizio dei tempi dello show Lemmings di National Lampoon, lui ha incominciato a fare uso di cocaina, tra l'altro con problemi relativi al rapporto con la sua giovane moglie, per problemi insomma relativi all'impossibilità di avere un figlio. Le cose si aggravarono in maniera eccezionale, arrivando al picco insomma alla fine degli anni 70 e in corrispondenza anche dei Blues Brothers, in cui sostanzialmente lui andava a farsi di cocaina potentemente, all'ubriacarsi in maniera eccezionale, a passare le notti insomma ubriaco. Cercarono un po' tutti di recuperarlo, sia amici all'interno del suo seguito che persone che lui conosceva parzialmente, ma che non erano direttamente della sua stretta vicinanza, tra cui per esempio anche gli stessi Robert De Niro e Robin Williams, per esempio, che erano due... Assolutamente. Robin Williams sappiamo bene che ha avuto una vita e un rapporto con la cocaina abbastanza importante. Purtroppo Robert De Niro e Robin Williams si uniscono tragicamente quella sera del 4 marzo 1982, quando lui andò a una festa presso l'hotel Chateau Marmont a Hollywood, dove incontrò Robert De Niro e Robin Williams. Aveva prelevato dal suo agente circa $1,500, dicendo che avrebbe comprato una chitarra, poi invece comprò sostanzialmente un pedale per la batteria e tutto il resto lo dedicò a cocaina ed eroina. E una volta finita la festa tornò con la cantante Katie Evelyn Smith, tornarono ubriachi al suo chalet, e venne poi affermato dalla cantante Katie Evelyn Smith che si fecero queste dosi, ma fu lei sostanzialmente apparentemente a sbagliare la misura da iniettare, e tant'è vero che poi lei fuggì all'estero, tornò poi negli Stati Uniti per scontare 15 mesi di reclusione a causa del fatto stesso. Rimane il fatto che purtroppo l'ultima foto determinante di John Belushi purtroppo è questa qua, la mattina del 5 marzo del 1982, quando fu trovato senza vita a 33 anni. Purtroppo gli amici Dan Aykroyd, la moglie, Bill Murray, Chevy Chase, in particolare Eric Idle dei Monty Python, Carrie Fisher, da non dimenticare, Carrie Fisher dei Blues Brothers e Star Wars, dissero che purtroppo la sensazione era quella che John da un giorno con l'altro stesse cercando fondamentalmente questo tipo di risultato, perché era veramente molto, molto, molto rovinato. E che dire, lascia un'eredità incredibile, lascia dei film non fatti, perché per esempio lui doveva partecipare a Una poltrona per due al posto di Eddie Murphy, per esempio, avrebbe dovuto partecipare a Spie come noi, sempre con Dan Aykroyd, posto che poi venne preso da Chevy Chase, sempre all'interno del loro giro, ma soprattutto avrebbe dovuto, essendo amico di Dan Aykroyd stava lavorando alla sceneggiatura con Harold Ramis, altro grandissimo comico americano, anche lui mancato, stava lavorando a Ghostbusters, e teoricamente la parte di che poi venne fatta da Bill Murray doveva toccare a John Belushi. Ecco, non sappiamo come sarebbero venuti questi film, però effettivamente... Perché la cosa incredibile è che adesso noi ci ricordiamo fortemente Bill Murray in quella parte, sì, è andata diversamente, ma pure l'immaginario è diverso. Esatto. Pensa che io ho letto, non so se è vero, che lui avrebbe dovuto interpretare pure la parte che poi è andata a James Woods in C'era una volta in America. Tu pensa. Questa è una cosa, cioè, pensa che cosa sarebbe stato completamente diverso. Una roba completamente diversa. Una roba completamente diversa.
corsi e corsi. Scusami? Corsi e corsi. Sì. Purtroppo è andata diversamente poi. Sì, e sì, spero sì. Che... no, spero. So per certo, però, come hai detto tu, che ha inciso lui. 33 sì. anni come una scheggia, un fulmine. Sì. Sì, e però... Sì, sì. È bruciato subito, ma ha dato incalcolabile voglia di fare i comici a molti, soprattutto. Ha invogliato molti a farlo perché purtroppo molti di quelli che hai citato avevano poi, dopo hanno avuto anche loro problemi di dipendenza come Kerry Fisher, Robin Williams. Certo. Perciò, però ha lasciato il desiderio di fare comicità, secondo sì. me. Sì, proprio perché come proprio anche perché come si diceva John Belushi, io insomma ho voluto definirlo un'eccezione che smentisce la regola, proprio perché arrivava da un background borghese e da un background estetico che apparentemente non doveva dargli ragione in funzione di quello che il teatro, il cabaret e il cinema ricercavano, soprattutto lì, arrivando ai ruggenti anni Ottanta, no? A quelli che sono stati anche gli anni di Mickey Rourke, per esempio, i personaggi come Mickey Rourke che abbiamo già trattato. Abbiamo trattato. Ma noi abbiamo trattato pure Bill Murray, che comunque era nato da lì ed è stato anche lui un genio della comicità. Perciò voglio dire, questa Bill Murray è una colonna, voglio dire, questa è tutta gente che si è formata insieme, ma che poi è diventata qualcuno. Certo. Non c'è niente da fare. Giustamente è diventata qualcuno. Eh sì, decisamente. Va bene, ragazzi, con John Belushi questa sera puntata, vabbè, magari un po' fuori rispetto a quello che normalmente scegliamo, però secondo me è uno di quei personaggi che, indipendentemente dal genere, hanno la mitico. Sua veramente mitico. Siamo arrivati in chiusura, abbiamo superato l'ora con Cinepatia, il cinema che non si può non vedere. Ringraziamo tutti per essere stati con noi. Grazie a tutti. Ovviamente, se vi piace quello che facciamo, mettete un like e iscrivetevi al canale e mi raccomando, giovedì ci sarà una cosa molto molto particolare, perché alla Botteguccia dei Sigilli, fra il grottesco, il comico e l'horror, farò un manuale di sopravvivenza a una emergenza strana che nella cinematografia, che a me è molto, molto cara, è un'emergenza molto presente, ma che poi può essere riapplicata ad altre situazioni di emergenza. Quindi tratterò nella puntata proprio un manuale per sopravvivere a qualcosa, in tutti i dettagli, da tutte le zone in cui poter vivere, sopravvivere, le armi da utilizzare, cosa mettere nello zaino, curiosissimo, eccetera. Esatto, qualcosa che deve essere, insomma, incominciamo da cosa dovete fare come prima scelta per sopravvivere a questo e poi andare avanti. E poi andiamo avanti. Chissà, certo, che qualcosa che Romero ha raccontato non possa diventare realtà, insomma. Mi fa tanto un bunker, mettiamoci in un bunker e sopravviviamo. Oppure camminiamo e vediamo che cosa possiamo fare camminando, insomma, vediamo un po'. Bravo, assolutamente. Va bene, io ringrazio Alessandro come al solito per grazie la presenza e per passione per la cultura cinematografica, grazie, che sempre dimostra, e ci vediamo quindi con Cinepatia martedì prossimo, con la Botteguccia dei Sigilli e il manuale per sopravvivere a qualcosa di particolare, giovedì alle 21. Giovedì è da vedere assolutamente, perché è molto interessante, voglio dire. Una puntata goliardica, diversa dal solito, insomma. Certo. Va bene, grazie mille a tutti. Ciao ciao Alessandro, buonanotte a tutti. Ciao.